Santo Padre, eminenze ed eccellenze, cari fratelli e sorelle, buongiorno. E vi invitiamo a siedervi. Benvenuti a tutti a nome della Rete Ecclesiale Panamazonica, REPAM, dell'Ordine dei Frati Minori e del Movimento Cattolico Mondiale per il Clima, per questo momento di preghiera in questa festa di San Francesco d'Assisi. Vi ringraziamo di cuore per aver accettato il nostro invito a pregare insieme per due momenti importanti. Prima, per ringraziare il Signore per il tempo del creato che oggi si chiude e per affidare a San Francesco il Sinodo per l'Amazzonia che si aprirà nei prossimi giorni. Ciò anche avviene a poche settimane del 40 anniversario della proclamazione di San Francesco come patrono dei cultori dell'ecologia da parte di San Giovanni Paolo II, che ricorre il 29 novembre. Durante la cerimonia verrà piantato nei giardini vaticani, nel cuore della Chiesa Universale, un leccio proveniente da Assisi, accogliendo il messaggio del Santo Padre per la celebrazione della quinta giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Questo segno verrà posto nel giorno della festa di San Francesco, a chiusura del tempo del creato, periodo di più intensa orazione e azione a beneficio della casa comune. Desideriamo celebrare insieme la rete della vita, che con tanti fili, sottili, ma unici e indispensabili, i cristiani nel mondo, in questo tempo favorevole, hanno contribuito a tessere. Alla vigilia del Sinodo per l'Amazzonia, la cui integrità è gravemente minacciata, chiediamo di consacrare all'intercessione di San Francesco questa opportunità di cammino insieme nella Chiesa. Mettiamoci tutti in un clima di preghiera e di raccoglimento, pregando insieme la meditazione di apertura guidata da Padre Giulio Bunader. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Laudato sì, mi Signore, cantava San Francesco d'Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la nostra casa comune è anche come una sorella con la quale condividiamo l'esistenza e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta ed governa ed produce diversi frutti con coloriti flori ed erba. Preghiamo. O Dio Padre buono e datore di ogni bene, ti benediciamo per averci donato di condividere la vita con tante altre creature. Per loro e con loro li lodiamo e ti preghiamo. Continua a effondere sull'universo il tuo spirito e a manifestare in esso la tua gloria. Per Cristo, per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. La delegazione dell'Amazzonia entra cantando remei, remei, o remato, al centro del mandala, dove lasciano gli strumenti e i simboli di acqua, terra, semi e martiri. Adelante, hermanos de la Amazonía, tráiganos aquí, al jardín del Vaticano, la tierra amazónica.
Continuiamo dopo questo bellissimo e profondissimo canto con l'invito di Papa Francesco a celebrare il tempo del creato. È qui con noi Sua Eminenza il Cardinal Peter Turkson, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Sua Santità, Eminenze, cari fratelli e sorelle, riuniti per questa cerimonia di piantumazione di un albero nei giardini vaticani, per celebrare il tempo, la stagione del creato, e per segnare l'inizio del Sinodo sull'Amazzonia, due eventi che esprimono il nostro bisogno di prenderci cura della nostra casa comune. Ricordo personalmente un'altra cerimonia qui, nel Giardino Vaticano, di piantumazione di alberi, ma da parte dei due giganti religiosi e morali, difensori della pace e della cura del creato, cioè la Sua Santità Papa Francesco, Sua Santità Patriarca Bartolomeo. In quel momento si celebrava il grande bisogno del mondo per la pace. Dunque, poco dopo che Sua Santità Patriarca Bartolomeo di Costantinopoli aveva descritto il trattamento offensivo del creato come peccato, Papa Francesco ha scritto la sua lettera enciclica Laudato Si sulla cura della casa comune per affrontare l'attuale crisi ecologica, tanto naturale quanto umana. Non è solo il nostro ambiente che sta peggiorando a livello globale, ma ci si impegna anche poco per salvaguardare le condizioni morali per l'autentica ecologia umana. La distruzione dell'ambiente umano, ha osservato, è qualcosa di molto serio, ma solo perché Dio ha affidato l'ambiente, il mondo, all'essere umano, bensì perché la vita umana stessa è un dono che deve essere protetto da diverse forme di degrado. Per questo, nella messa inaugurale del suo pontificato, che era la celebrazione della festa di San Giuseppe, custode della Sacra Famiglia, Papa Francesco ha invitato i fedeli riuniti in Piazza San Pietro e in tutto il mondo ad ascoltare il grido di due fragilità in mezzo a noi, cioè il creato e i poveri. Reso fragile dai misfatti dell'uomo, il Papa ha esortato la famiglia umana ad ascoltare il grido di queste fragilità, non solo con la mente, ma soprattutto con il cuore, cioè con compassione. L'uomo non può essere indifferente alla moltitudine di queste fragilità, perché ogni aspirazione a curare e migliorare il mondo richiede di cambiare profondamente gli stili di vita, i modelli di produzione e di consumo, le strutture consolidate di potere che oggi reggono la società. Il messaggio allora del Santo Padre per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, questo 1° settembre, coglie e dà una forte espressione alle manifestazioni dello stato dolente della terra, la nostra casa comune, e alla necessità di agire. La parola chiave, tempo o stagione, che articola il messaggio del Santo Padre, alla fine suggerisce anche un tempo, una stagione di cambiamento. L'umanità sta voltando pagina per salvare il pianeta.
A questo proposito, secondo il messaggio del Santo Padre, non c'è solo una stagione o un momento per i gesti profetici, ci deve essere anche un tempo, una stagione per la saggezza e l'acquisizione di questa saggezza. Perché è colui che ha una visione che è anche una missione. Pertanto la nostra preoccupazione di rispondere alla crisi ecologica, la nostra missione, dovrebbe essere sostenuta dalla conoscenza e dalla saggezza, una visione. Come ha consigliato Papa Francesco, se si vuole veramente costruire un'ecologia che ci permetta di riparare tutto ciò che abbiamo distrutto, allora nessun ramo delle scienze o nessuna forma di saggezza può essere trascurata, nemmeno quella religiosa con il suo linguaggio proprio. Quindi qui c'è un po' della saggezza della religione biblica e del suo proprio linguaggio. Nel primo racconto della creazione del mondo, il creato e tutto ciò che è presentato come opera della parola di Dio ed è frutto di un disegno. Come dice il profeta Isaia, Dio non ha creato il mondo per essere caos. La prima istanza che vede di Dio dire suo verbo era effettivamente alla creazione del mondo. Ed è stata la creazione del mondo come casa per l'umanità. La serie delle parole di Dio, il verbo di Dio, ha squacciato il silenzio del nulla per produrre il mondo creato. Quindi, la parola di Dio ha squacciato il caos all'alba del creato in un cosmos, un sistema mondiale ordinato in grado di sostenere la vita umana ed adatto per essere la casa dell'uomo. E la lezione qui è molto semplice. Il caos con la parola di Dio si trasforma in un cosmos. Al contrario, il cosmos senza la parola di Dio si trasforma di nuovo in caos. È il nostro raduno qui per piantare un albero e di supplicare perché il nostro mondo, ascoltando sempre la parola di Dio, diventa sempre un cosmos, una casa comune per l'uomo. Ora sentiremo una riflessione del cardinale Claudio Humes, presidente della rete ecclesiale panamazzonica, REPAM, e relatore generale del Sinodo per l'Amazzonia e francescano, che oggi è la festa di San Francesco, sul ruolo di San Francesco come modello e santo patrono del Sinodo per l'Amazzonia. Parlo in portoghese. Santo Padre Francisco, consagrar o Sínodo Especial de Bispos para a Amazônia ao Seráfico Pai São Francisco de Assis é um gesto carinhoso e cheio de sentidos. Tudo se relaciona primeiro, com o nome de Francisco, que Vossa Santidade escolheu no momento de sua eleição papal, e suas palavras na Piazza San Pietro, em outubro de 2017, anunciando e convocando este sínodo. Ao explicar aos jornalistas a sua decisão de tomar o nome de Francisco, disse que assim o fez
porque este santo é o santo dos pobres, o santo da paz e o santo do cuidado da criação. Ao anunciar o sínodo em 2017, disse que sua finalidade era encontrar novos caminhos para a evangelização daquela porção do povo de Deus, sobretudo dos indígenas, muitas vezes esquecidos e sem perspectiva de um futuro sereno, também por causa da crise da floresta amazônica, pulmão de importância fundamental para o nosso planeta. Portanto, três referências: evangelização, indígenas e floresta amazônica. Certamente, as referências na escolha de seu nome Francisco, pobres, paz e cuidado da criação, bem como aquelas do momento do anúncio do sínodo, evangelização, indígenas e floresta amazônica. Tudo isso se completa e atualiza a mensagem de São Francisco de Assis. Ao consagrar o sínodo a São Francisco, recordamos de modo especial o seu Cântico das Criaturas, em que celebra e canta a fraternidade universal de todas as criaturas de Deus, louvando a Deus e estimulando a humanidade a viver a fraternidade universal e a amar e cuidar da criação como nossa casa comum. Laudato si, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente me solo frate sole. Laudato si, mi Signore, per sora luna e le stelle, per frate vento, per sora acqua, per frate fuoco, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Laudate e benedicete, mi Signore, e ringraziate e serviateli con grande umiltà. Sim, che São Francisco nos ajude a cuidar da nossa casa comum e dos pobres, louvando o Senhor e servindo com grande humildade. Grazie. Proseguiremos en español. Oración de consagración del Sínodo de la Amazonía a San Francisco de Asís. Alabado seas, Dios de la belleza, por la constancia de esa lluvia ligera que cae apenas perceptible a nuestros ojos. Lluvia que trae vida acariciando todo lo creado con su presencia suave y serena. Gotas que progresivamente generan los pequeños hilos de agua, que unidos a muchos más verán nacer los ríos. Ríos que al converger darán presencia tumultuosa al gran Amazonas, que es fuente de vida en abundancia para todos y todas. Danos, Señor, entrañas de comprensión del tejido fino de la vida, desde lo más pequeño y simple y hasta tu magnífico cosmos, en donde has colocado al ser humano en un sitio privilegiado, con capacidad de crear y recrear vida, siendo humilde colaborador contigo, aun cuando tantas veces fallamos ante este designio. Alabado sea, Señor, por los delicados trazos de tu creación en los que se expresa la asombrosa conexión de todas y cada una de las cosas creadas sobre la faz de la tierra. Que nuestros latidos se unan al flujo de vida que brota, suena y resuena sin parar en cada partícula que te revela y que expresa tu misterio de amor donado en totalidad. Y con los pueblos de esta Amazonía, oh Señor de la Encarnación, Jesús de la entrega hasta la muerte trágica por las injusticias de ayer y de hoy, y Cristo de la certeza de la nueva vida en la incontenible resurrección,
que sepamos reconocer tu verdad en la diversidad de cada cultura en aquellas tierras, que sepamos discernir la verdad de tu llamado en la voz y en la vida de los pueblos y comunidades que viven en relación armónica con la tierra, con los otros y con la fuerza divina. A través de la vida humilde, pero radicalmente entregada a ti, de San Francisco de Asís, te pedimos que nos guíes por la verdad, para encontrar nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral en esta Amazonía. Nos consagramos a ti, en este sínodo, para discernir tu sueño maravilloso para tantos hijos e hijas que viven ahí. Que te reconozcamos resucitado y resucitando en las esperanzas y luchas cotidianas de sus vidas, en su sabiduría y en su anhelo del reino a través del Señor Jesús. Laudato si. Ora sentiremo una riflessione sull'importanza simbolica da questo albero, questo lecco di Assisi, di Suor Liliana Franco, presidente della CLAR, la Confederazione dei Religiosi dell'America Latina e Caraibica. Es la hora. Ha llegado la hora de plantar, de creer en la fuerza que entraña todo lo germinal, de reconocer el potencial fecundo de las semillas. La hora de escuchar la voz que nos trae el espíritu desde la Amazonía, voz con capacidad de abrazar y de transformar, voz cargada de clamores concretos, con fuerza para convertirnos a un estilo de vida más evangélico. Y en esta hora nos empeñamos en confiar en Dios, nos aferramos a la esperanza, nos disponemos a la escucha y acogemos las palabras del profeta Jeremías. Bendito es el hombre que confía en el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Sembrar supone conocer el tiempo propicio, inclinarse, acariciar la tierra y humildemente confiar en aquello que no se ve, disponerlo todo y dejarse sorprender por la fecundidad creativa de Dios, capaz de derrochar gracias y frutos aún en los campos más estériles. El testimonio de San Francisco de Asís y de otras personas que han comprendido la grandeza de la obra de Dios nos muestra que este camino conduce a la alegría, al compromiso transformador y a la paz. Hoy, 4 de octubre, el inmenso jardín amazónico expectante confía, mientras nosotros aquí, en este pequeño jardín, reconocemos que aquello que nos queda es sembrar y hacerlo infatigablemente. Siamo consapevoli e grati
che il terreno in cui verrà piantato l'albero è un terreno che ci è stato donato, è stato preparato. Preparato dai nostri fratelli e sorelle, che ogni giorno, con la loro passione, hanno lavorato a questo terreno, perché il grido dei poveri e della terra, le loro lacrime, hanno toccato il loro cuore. E allora, da questi luoghi simbolici, portiamo ora la terra. Inizierà Monsignor Dufay, segretario generale del Dicastero per lo sviluppo umano integrale, a leggere il primo gesto simbolico che verrà portato. Esta tierra, traída por Selene de los Esposi, animadora Laudato Si del Movimiento Católico Mundial por el Clima, simboliza el regalo del tiempo de la creación. Este mes de mayor oración y actividad en unión con nuestra casa común. Recordamos en particular al difunto patriarca ecuménico Dimitrios, cuya declaración del Día de Oración por el Medio Ambiente hace 30 años ha florecido en este tiempo que honoramos hoy. Que esta tierra fertilice una profundación de nuestra celebración del tiempo de la creación para fortalecer la acción profética y nuestros lazos ecuménicos para la Madre Tierra. Terra dell'Amazzonia, ricca di cultura. Maria Goretti, Barbosa di Oliveira, rappresentante dei popoli indigeni dell'Amazzonia, offre la terra dell'Amazzonia per celebrare la ricchezza delle molte culture e tradizioni della bioregione. Solleviamo più di 1 milione di indigeni che chiamano l'Amazzonia la loro casa. Essi manifestano la profusione dell'amore di Dio nella loro diversità di lingue, tradizioni e coscienze. Possa questa terra ricordarci della saggezza indigena che ci incoraggia a riconoscerci come parte del bioma e corresponsabili delle sue cure presenti e future. Terra di Amazzonia, bagnata dal sangue dei martiri e saccheggiata. Questa terra, offerta da Padre Roberto Carrasco, oblato di Maria Immacolata, ricorda i coraggiosi difensori dell'Amazzonia, che resistono alla distruzione sua e a quella dei loro figli e figlie. Una terra che, nonostante il dolore e il sangue versato, non ha perso la memoria e ci chiama a radicarci nell'Evangelio di Gesù con coraggio e umiltà, uniti al popolo amazzonico che canta, danza e loda il suo creatore. Terra dell'India, Reverendo Padre Joshram Isaac Kuritadam, direttore del settore ecologie e creato dal Vaticano, porta ora la terra dell'India
ricordando le comunità di tutto il mondo che sono più vulnerabili alle crisi climatiche. La India, come molti altri paesi, soffre di temperature intensificate, siccità, inondazioni e innalzamento del livello del mare, che è devastante per milioni di persone. Ricordiamo i molti contadini indiani che hanno perso il sostentamento perché la loro terra è priva di acqua e sostanze nutritive o perché il clima è troppo devastante per l'agricoltura. Offriamo questa terra in ricordo loro e di tutti gli agricoltori impegnati ad alleviare questa sofferenza per garantire a tutti un pianeta vivibile. Terra dai migranti. Martina Libisch, direttore policy e advocacy di Caritas Internationalis, porta la terra in rappresentanza di milioni di rifugiati e migranti in tutto il mondo, molti dei quali sono stati costretti a lasciare il loro paese a causa di guerre, povertà e devastazioni ecologiche. Possa la giunta di questa terra ricordarci della nostra interrelazione con tutti quelli che vivono in cerca di un posto da chiamare casa. Possa l'inclusione di questa terra rispecchiare la nostra inclusione di questi fratelli e sorelle nelle nostre comunità e paesi, che possiamo vedere in loro il Cristo che non aveva anche lui un posto dove restare. Monsignor Pirmin Spiegel, membro della SIZE e direttore generale di Miserior, porta questa terra per rappresentare il lavoro della famiglia di SIZE in tutto il mondo. Possa questa terra benedetta rafforzare il nostro impegno per un cambiamento con cui porre fine alla povertà e alle disuguaglianze, sfidando le ingiustizie sistemiche e la distruzione della natura, promuovendo alternative giuste e sostenibili e testimoniando la speranza. Terra che ha sete di giustizia e pace. Suor Sheila Kinsey, co-segretaria esecutiva della Commissione Giustizia, Pace e Integrità del Creato, offre la terra a nome delle congregazioni religiose internazionali di uomini e donne, che questa terra benedetta rappresenti la nostra presenza che alimenta, fornendo rispettosamente preghiere e azioni di coscienza per trasformare il mondo nello spirito del Vangelo attraverso vite di giustizia, pace e di cura per l'integrità del creato. Terra dai luoghi di tratta. Anna Moccia, di Talita Kum, offre la terra che rappresenta milioni di donne, uomini e bambini che ogni giorno in tutto il mondo sono vittime di tratta. Piangiamo per il grave assalto alla loro dignità data da Dio a causa del loro sfruttamento economico e sessuale. Possano le preghiere con questa terra dare forza ai sopravvissuti e incoraggiare la conversione tra gli autori di questi crimini, per porre fine a queste violazioni dei diritti umani. Terra dai luoghi del Fridays for Future. Daniela Finamore, della generazione Laudato Si,
porta questa terra in rappresentanza dei giovani cattolici della generazione Laudato Si, giovani che sono scesi in piazza per manifestare per la nostra casa comune e per l'equità intergenerazionale. Questa terra potrebbe offrire un abbondante patrimonio, pieno di promesse, ma non è stato protetto. Che questa terra benedetta sia testimonianza di impegno e voglia di cambiamento da parte dei giovani, pronti a sollecitare e a sostenere la Chiesa per la promozione della Laudato Si a tutti i livelli. Terra della spogliazione di Assisi. Francesco ed Emanuele offrono, a nome del Vescovo della Diocesi di Assisi, Nocera Umbra Gualdo Tadino, Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sorrentino, questa terra che proviene dal Santuario della Spogliazione di Assisi, cuore del Vescovado e della comunità ecclesiale della città serafica, del suo Vescovo, dei presbiteri, dei consacrati, delle famiglie, soprattutto dei giovani e dei bambini. Terra calpestata dal giovane Francesco nella sua conversione, terra che ha ascoltato nei secoli le preghiere dei pellegrini, terra irrigata dalle lacrime del dolore, terra accarezzata dalla consolazione della fede, dall'intima ricerca della vocazione e della conversione del cuore, terra che sta ad annunciare alle generazioni future la bellezza di vivere sulle orme del poverello, secondo il Santo Vangelo, senza possedere nulla di proprio, aprendo il cuore ai fratelli, specie ai più poveri. Terra da luoghi francescani, presentata in segno di unità francescana da Fra Gian Macejoski, Fra José Ángel Torres e Fra Julio Bunader, vicari generali rispettivamente dei frati conventuali, cappuccini e francescani. Terra di Assisi, terra dei sentieri di Francesco e Chiara, terra di abbraccio del lebroso, terra di ricerca e di domande di senso, terra del Cristo di San Damiano, terra di fraternità, terra di incontro con il Creatore, terra che ci radica con la più profonda e primitiva fraternità francescana. Possa la terra d'Assisi, che ha colto i piedi gentili del poverello, rinnovarci sul cammino della conversione ecologica integrale. Ora, in preparazione per la piantumazione dell'albero, sentiremo una introduzione al Cantico delle Creature da Antonio Caschetto, coordinatore del Movimento Cattolico Mondiale per il Clima ad Assisi. Grazie, Thomas. Come dire, qualcosa su San Francesco con persone che ne sanno molto più di me. Io mi posso limitare solo a condividere un po' l'aria che ho dentro i miei polmoni, perché io vivo ad Assisi, respiro ogni giorno quest'aria, calpesto questa terra, tocco queste pietre. Quindi non ho da insegnare nulla, ma solo da mettere in condivisione quest'aria e questo spirito. Ed è quello che facciamo già noi nei ritiri Laudato Si e nei circuit, nei percorsi che facciamo nei luoghi francescani, principalmente a San Damiano e intorno. Perché attraverso la poesia, attraverso la bellezza e attraverso anche l'arte, che riusciamo in qualche modo a comunicare qualcosa che abbia da dire ancora al mondo tanto, anche dopo 800 anni.
Francesco è ancora presente e le sue parole sono attuali. E facciamo proprio questo, noi cantiamo nel creato e cantiamo questa poesia stupenda, la prima poesia italiana, e la cantiamo nella versione di Fra Alessandro Brustenghi e di Vladimiro Vagnetti, perché è la versione che secondo noi è più vicina, no, alla spontaneità di un cuore innamorato. Così come succede quando ci innamoriamo di una persona, ogni volta che Francesco guardava il sole, la luna, gli animali più piccoli, la sua reazione era cantare. Vi dico che mi sembra strano citare queste frasi con l'autore davanti, è veramente strano ed emozionante per me, perché ecco, essere ad Assisi e portare un po' di questo spirito, insomma, vedo che è un grande onore. Quindi io vi invito in questo momento un po' a chiudere gli occhi e immaginarvi quello che facciamo noi in questi luoghi ad Assisi, con il canto. Immaginate il monte Subasio, che svetta, grande, decorato da tutti questi lecci, e dall'altro lato la valle, la Porziuncola. E il canto. Altissimo onnipotente bon Signore, tu è sole laude la gloria e l'onore, e tone benedizione. La natura è piena di parole d'amore, ma come potremmo ascoltarle in mezzo al rumore costante, alla distrazione permanente ansiosa o al culto dell'apparire? Noi lasciamo parlare tanto la natura, lasciamo tanto dei momenti di silenzio in questi cammini. Tutto ciò è molto bello. Però c'è un rischio, ad Assisi è molto forte questo rischio, perché a volte si rischia che Francesco rischia di essere quasi un idolo. Non dobbiamo mai dimenticare che al centro deve esserci sempre Gesù, Gesù Cristo, crocifisso e risorto. In questo ci mette sempre in guardia il nostro vescovo di Assisi, Domenico Sorrentino, ci dice sempre che ogni volta su 10 parole 9 devono essere su Gesù e una su Francesco. Ecco, a volte la tentazione è che 9 parole sono Francesco e una è Papa Francesco, ecco, a dire una battuta. Però ecco, il rischio è un po' questo. Invece noi dobbiamo guardare sempre a Cristo, lo sguardo a Lui. È Lui che ci insegna come guardare la natura e il creato. Guardate i gigli, non filano, non tessono, eppure neanche il re Salomone vestiva come uno di loro. Ma l'insegnamento di Gesù va oltre, ci dice: se Dio tratta così anche l'erba del campo che oggi c'è e domani si getta nel forno, quanto più noi, quanto più io, persona di poca fede. Questa è una parola che ci libera, Lui è morto per noi, ancora di più Lui ha dato la vita. Per questo noi in questi cammini cerchiamo sempre di leggere il cantico non raccontando San Francesco, ma dentro la scrittura. Quindi noi vi abbiamo già dato un po' questi flyer, no? Con il cantico su scritto. E facciamo un esercizio proprio da autodidatti. Seguiamo il testo del cantico, perché ovviamente non abbiamo il tempo di raccontare nulla, però ve lo leggo attraverso il Salmo 148, che sicuramente avrà ispirato Francesco. Alleluia! Lodate il Signore dei cieli. Lodatelo nell'alto dei cieli, lodatelo voi tutti i suoi angeli, lodatelo voi tutte le sue schiere, lodatelo sole e luna, lodatelo voi tutte fulgide stelle, lodatelo cieli dei cieli, voi acque al di sopra dei cieli, lodino tutti il nome del Signore, perché egli disse e furono creati, li ha stabiliti per sempre,
ha posto una legge che non passa. Lodate il Signore dalla terra, mostri i marini e voi tutti abissi, fuoco e grandine, neve e nebbia, vento di bufera che obbedisce alla sua parola, monti e voi tutte colline, alberi da frutto e tutti voi cedri, voi fiere e tutte le bestie, rettili e uccelli alati. I re della terra e i popoli tutti, i governanti e i giudici della terra, i giovani e le fanciulle, i vecchi insieme ai bambini, lodino il nome del Signore, perché solo il suo nome è sublime, la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli. Egli ha sollevato la potenza del suo popolo e canto di lode per tutti i suoi fedeli, per i figli di Israele, popolo che egli cambia. Quindi ecco, voi vedete le differenze, non c'è bisogno veramente neanche di spiegarle, c'è bisogno di vedere questo tutti e nessuno, qui è una lode cosmica, tutti lodano, e invece Francesco dice laudato sì, mi Signore, per questo per che ci dice uno strumento, la lode che posa lo sguardo sulle creature e le usa come strumento di lode, è un sia lodato, è un passivo. Siamo veramente sull'insegnamento del Padre Nostro. E ringraziare, no? Prima c'è il benedire, no? Le quattro azioni, lodare, benedire, il dire bene, la gentilezza, come vengono trattati gli elementi, con la dolcezza, come vengono descritti da Francesco. È proprio il Vangelo di oggi che ci dice ti rendo lode, Padre, del cielo e della terra. E poi ringraziare. Ringraziare nasce dal riconoscersi piccoli e bisognosi di tutto. E da questa parola che ci dà oggi Gesù. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Questo è il Vangelo di oggi. Non è un caso. Se noi vivessimo veramente in questa maniera, dove tutto, le cose belle, la bellissima giornata che stiamo vivendo insieme, ma anche le cose brutte, tutto è stato dato a me dal Padre mio. E quindi ecco, anche il servire è sinonimo di amare ed è il quarto, la quarta azione che è importantissima. Quindi ecco, voglio proprio lasciare questo pensiero anche al canto di Fra Alessandro, entrando dentro anche a come è nato il cantico è nato nella grandissima sofferenza di Francesco. Lui era molto malato e morente, 2 anni prima della morte, era cieco, ma riusciva a vedere una bellezza che noi con gli occhi a volte nell'abitudine non guardiamo. E quindi riempiamo dentro col canto di Fra Alessandro, mettiamoci dentro veramente come tre compagni nella fornace anche le nostre sofferenze, perché il canto di lode può nascere anche dentro una profonda sofferenza, immergendo le mani nelle lacrime di tutta la creazione. Quindi ora procederemo con l'ascolto del Cantico delle Creature da parte da Fra Alessandro Brustenghi, Suor Graciela Riola e Fra Giuri Leoni. Questo cantico accompagnerà il momento più importante della cerimonia, il gesto simbolico della piantumazione dell'albero, un leccio d'Assisi come gesto visibile di un'ecologia integrale ed il percorso della Chiesa nella regione amazzonica. L'albero sarà piantato dal Santo Padre Papa Francesco, il Cardinale Claudio Umes e 2 rappresentanti dalle comunità amazzoniche, una coppia della regione di Maués, Brasile, Ednamar de Oliveira Viana e José Cristo de Oliveira. Vi invitiamo a venire all'albero. Altissimo.
et null'uomo è ne digno temento vare. Laudato sei, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente messer lo frate sole, lo quale giorno et allumini noi per lui. Et ello è bello e radiante, con grande splendore, de te altissima porta significazione. Altissima, onnipotente, buon Signore, tu e sole l'ode, la gloria e l'onore, et onne benedizione. Laudato sia mi Signore, per sora luna et le stelle, in cellulae formate, clarite et preziose et belle. Laudato sia mi Signore, per frate vinto, et per aere et nubilo et sereno et omne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tu e sole l'ode, la gloria e l'onore, et onne benedizione. Laudato sia mi Signore, per sora acqua, la quale è molto utile, et umile, et preziosa, et casta. Laudato sia mi Signore, per frate focu, per lo quale n'allumini la notte, et ello è bello, et iocundo, et robusto su et forte. Laudato sia mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi frutti con coloriti flori et erba. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tu e sole l'ode, la gloria e l'onore, et onne benedizione. Laudato sia mi Signore, per quelli che perdonano per le tue amori, et sostengono infermità e tribulazione. Beati quelli che sosterranno in pace, cad a te altissimo saranno incoronate. Laudato sia mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali, beati quelli che troverà nelle tue santissime volontate, ca la morte secunda non farà male. Laudate et benedicete mi Signore, et ringraziate, et serviateli con grande umilitate. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tu e sole l'ode, la gloria e l'onore.
dopo questo momento meraviglioso, incredibilmente speciale, ascolteremo ora una riflessione conclusiva dal Santo Padre Papa Francesco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Grazie a te, è stato bello la mia. Grazie, grazie, grazie alla signora. Subito, troppo presto, io non stavo per spostare, quando ho spostato già lui l'aveva tirato in via. No, un secondo. Ma non ha preso male, non è che il buco. Però, non è che il buco. Di palato della stampa, di palato della stampa. Stavo dove stava di voi. A meno che non c'è la macchina. Ragazzi, però, scusate, io sono ancora in diretta, non ho ragione. Otra.